sono Chirus e oggi siamo in un nuovo episodio di Mega Man Stars 2 Zergrigsigia. Perché un intro così? Perché dopo che avete battuto 26 volte Kung-Fu Kid per fare 64.290 di Zenny, sareste anche voi così, presuppongo. Ma siamo qui per prendere le ultime tre carte insieme a voi, perché io ci tengo. Quindi mina atomica 3, doppia croce e mina giga. Se mi sbaglio prendo tu uno Gemini, spacco tutto, me ne vado di già, sì. E come potete vedere siamo a 150 fottutissime carte standard. Alleluia! Ciò vuol dire che possiamo finalmente proseguire. E credo anche a questo punto terminare la parte bonus. Dopodiché, allora, innanzitutto sto registrando questo video lunedì 27, ciò vuol dire che sono passati 2 giorni dalla live e mi ci sono volute, non sto scherzando, 4 ore per le restanti 26 carte, soprattutto per due di queste che sono state Mini Grenade 2 e 3, perché sono completamente, non sto scherzando, random. Le trovate in delle onde, ma sono in determinate zone, ma sono random. E inoltre io dovevo uscire, rientrare dall'onda ogni volta che non la trovavo e combattermi 3-4 virus a botta, ogni volta. Però va bene, c'è la gente che la trova la prima volta, ci sono io che la trovo alla 50esima, ma proseguiamo. Ah, tra parentesi, salve Auriga. Mentre stavo andando avanti, intanto setto il colpo K, non me ne frega assolutamente niente. Apollo, quello che c'è dopo quella porta là deve morire tra le fiamme dell'inferno. Stavo dicendo qualcosa? Ah sì, mentre girovagavo ho trovato 2 frammenti indie, però ho registrato come li ho ottenuti. Ragazzi, sono davanti alla porta. Questa porta si aprirà a colui che otterrà tutte le carte standard. Volevi lezza porta. Bastarda. Con immenso piacere proseguiamo. Il simbolo di Mu? Ah già, Apollo Flame è nato dalla morte di Mu. In questo universo. Apollo Flame! Vieni fuori! Io non invocherei così un tizio fiammeggiante. Effettivamente Apollo, dio del sole, ci potevo arrivare. E anche Flame. Mega Man, presumo. Queste onde M sono fuori parametro! It's over 9000! Scusate, non mi sono trattenuto. La mia fiamma sta reagendo al Manfu. Pare che tu abbia il potere di sconfiggere i miei servitori. E tu sei il prossimo! Troppo tardi. Ho riavuto il mio potere. Ormai il tuo mondo è spacciato. Perché? Perché lo fai? Perché? Non c'è un motivo. Mia madre, chiunque fosse, mi ha programmato per questo scopo. Accidenti! Dobbiamo far tacere quel mostro. Se vuoi salvare il tuo mondo, prova a fermarmi. Fatti sotto! Coraggio, ragazzo! Battaglia finale! In azione! E ci sono le fiamme degli inferi di sfondo. Io esattamente non mi ricordo che cosa sapesse fare quest'uomo. Oh, ha uno scudo meraviglioso. Ha uno scudo. Non è una buona idea andarci. Non riesco a toccarlo. Mi è arrivato addosso Gesù. Questa fa 800. No. Come fai? Non ce l'hai, non mi ricordo come facevo. No!
Andiamo adesso. Ok, siamo. Sono quasi morto, ma anche lui è quasi morto. Come lo sconfiggo? Ti prego, ti prego, ti prego. Madonna! Come l'ho sconfitto? Come l'ho sconfitto? Il tuo potere non deriva solo dal manfo. La forza legame. Lo stesso potere che possedevano gli umani di questo mondo. Quindi controlli il manfo con la tua forza legame. Sei finito! Bene, mostra la tua forza legame raccogliendo i 6 stemmi. Dovrei affrontare una lotta disperata. E i miei servitori. E io. Ah! Tutto molto chiaro, come al solito. Hai evitato un futuro di totale distruzione. Ma senza le vostre legame, il vostro mondo andrà in frantumi. Ricorda, i legami sono fragili e facili da spezzare. Ho capito, farò il possibile per preservare la forza legame. Ma cosa? Riesco a vedere una piccola stella? Che sia lo stemma di cui parlava Apollo? Non importa, dobbiamo prenderla. Stemma tribù, da qualche parte una stella brilla nel cielo. Bene, ora troviamo gli altri stemmi. Trovandoli tutti e 6 dovremmo affrontare una lotta disperata. Non vedo l'ora, ragazzo. Sconfiggeremo chiunque oserà ostacolarci. Puoi contarci. Ok, diamo una bella salvata. Allora, nel nostro bellissimo schermo del titolo, ora, dovremmo avere, infatti, 3 stelle, che sono quella per aver battuto Mu, quella per aver ottenuto tutte le carte standard, quella per aver sconfitto Apollo Flame. Ok, ci mancano altre 3 stelle, che sono... Cane, smettila di abbaiare. No, non è una stella quella. Le mega, le giga, cioè ottenere tutte le mega, ottenere tutte le giga e sconfiggere le muxa. Visto che questo episodio è relativamente breve, direi che possiamo fare quello. Possiamo andare a sconfiggere le muxa. Sono pazzo? Probabile. Perché le muxa avrà 4000 punti vita. E io, in quanto comune mortale, io ho ricevuto l'email. Posto. Leggendario! So che hai combattuto in un'altra dimensione, proteggendo questo mondo dal potente Apollo Flame. Ecco un regalo da parte mia. Già ottenuto la carta da battaglia a 1000 calci. A quanto pare ho ottenuto le 6 prove. Che stia per succedere qualcosa di fenomenale? Davvero leggendario. Le 6 prove? Ho ottenuto le 6 prove? Non è vero. Dov'è vedi che ho ottenuto tutte le carte mega e tutte le carte giga? Di che cosa sta parlando? Che 6 prove ho ottenuto? Ma che diavolo si droga? Non ho ottenuto nessuno. Ne ho ottenute 3. Vabbè, Shin si droga, lo sapevamo. Siamo ragazzi, vedi che deve essere il primo secondo? No, perché non ho cambiato. Ecco meglio. Sì, ok, va bene. Sì, salviamo, sì, ce lo scriviamo. Perfetto, la farò alla prima domandona? No, non c'è nessun modo che io riesca a fare questa alla prima. Meno un invisibile. Lo userò adesso. Quello doveva essere un contrattacco. Fantastico! Come mi... Allora, quel coso sfondano le barriere. Riesco in vortici sotto, cosa faccio io? Grazie! E come al solito, quando tu fai un contrattacco, la prendi, quando mi capisco che... Però guardate, io non riesco a fare un cazzo. Guardate, io faccio un contatto con le mu e ne pago 20 volte le conseguenze.
Guardate, non posso fare un contrattacco. Io ho tre recuperi nel massimo, un salto non fa neanche a pagare. Oh, un recupero, grazie, eh. Manco morto. Tiramela tu. Ok. C'ho un vortice esattamente come su di me. Pezzo di merda, mezzo sei mezzo. Cioè, se io devo fare i contratti, devo fare con carte che non sono adatte per i contratti. Cioè, questa cosa qua del fuoco, come fa a essere... Non faccio fare un contrattacco con questo. Mi deve andare di culo. Stai calmo però. Calmi, eh. Niente. Quelle, queste qua sono rovinate, eh? Veramente. Guarda. Come l'ho evito sto attacco? Io non lo so evito. Mi devo rendere invisibile, è l'unico modo che conosco. Sì, vuoi dirmi anche che ho iniziato a finire le carte adesso? Ok, mi sono parato in una maniera incredibile, è vero, ma sono comunque praticamente andato. Perché l'amore ha tutti gli attacchi che ha voglia a disposizione. Ma uno... Ho un ultimo invisibile, interessante. Invisibile. Allora, il problema è questo, se io mi avvicino lui ha vinto. E il Jesus ce la fa. Con 710 punti vita, niente mega, non ho usato mega a parte quelle di base. Ragazzi, la solfa la sapete poi. Non ci credo, abbiamo battuto le Muxa, così l'abbiamo battuto. Cioè. Ragazzi, ditemi che ho con la stella. Non guardo, ho la stella, ditemi. Sì, ce l'abbiamo. Eccoci qua.
Stiamo a parlare del Bu, dopo aver sconfitto Lemu, l'onnipotente dio delle onde. Ok, e invece questa qua cos'era? Ha salvato il mondo e aver sconfitto. Interessante, non capisco la differenza, però va bene. Comunque, sta di fatto che ora possiamo anche andare a uscire da Mu, perché per il momento non ce ne facciamo più da più niente. E direi che per questo episodio è tutto, abbiamo già fatto molta roba. In teoria dovevo solo battere Apollo Flame, ma abbiamo fatto anche le Muxa, non so grazie a quale miracolo o dio lassù. Però se avete piaciuto lasciate un commento, mi raccomando, tanti tanti commenti, tanti like, complimentatevi con me per aver fatto una cosa che neanch'io avrei mai pensato sarei stato capace di fare. E noi ci iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo nel prossimo video dove ci occuperemo di raccogliere le mega. Ma ragazzi, lasciatemi un po' di perché veramente, cioè, forse faremo un intermezzo un po' più lungo tra questo episodio e un altro, perché devo raccogliere tutte le mega. Voglio farlo anche non in live, perché verrebbe davvero davvero lungo e noioso, ma voglio farlo comunque registrato, quindi voglio che esca una cosa fatta bene e scatole varie. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, quindi bella ragazzi!